In questo momento per il Covid non abbiamo farmaci, non abbiamo vaccini e quindi l'unica cosa a cui possiamo ricorrere sono le mascherine, l'isolamento sociale, la quarantena, le stesse cose che avevano qualche centinaio di anni fa. I vaccini e gli anticorpi monoclonali. Le prime due cose che riusciremo a usare contro questa pandemia e sono entrambe necessarie. Noi avremo bisogno di curare i malati, non possono essere trattati con i vaccini, perché i vaccini prevengono la malattia prima che questa avvenga, ma una volta che uno è positivo il vaccino è troppo tardi. Per questo abbiamo bisogno di cure. La prima cura che sicuramente sarà a disposizione saranno gli anticorpi monoclonali umani, che sono quelli su cui lavoriamo noi. Gli anticorpi monoclonali sono una medicina. Ciò che noi vogliamo farne con questi è appunto un farmaco, cioè una terapia per quelle persone che hanno già contratto il virus SARS-CoV-2 e che quindi hanno bisogno di essere protetti da effetti collaterali anche gravi che potrebbero sopraggiungere. Questi anticorpi potrebbero servire anche come mezzo preventivo, cioè potrebbero costituire una sorta di scudo o una barriera in quelle persone sane ma che sono a rischio di contrarre l'infezione. Ad esempio pensiamo ai medici, agli infermieri, agli operatori di polizia, a coloro che sono per professione esposti a questo rischio. L'anticorpo monoclonale è una proteina, per dirla in termini estremamente semplici, è una sostanza che viene costruita dall'organismo di tutti noi in risposta a infezioni che possono essere di natura batterica oppure virale. Quindi tutte le volte che c'è un invasore, il nostro corpo reagisce e produce delle armi di difesa che si chiamano anticorpi. Innanzitutto questo anticorpo l'abbiamo isolato dai pazienti che hanno affrontato la malattia Covid-19. Poi però la chiave di volta di questo progetto è consistita nel riprodurre quell'anticorpo in vitro. Ecco, quando siamo arrivati a dimostrare che lo potevamo costruire noi in vitro senza avere più bisogno di andarlo a prendere nei pazienti, lì c'è stato un grosso sospiro di sollievo, perché voleva dire che avevamo raggiunto un target, un obiettivo importante. Quando ci siamo resi conto di aver trovato, di aver identificato gli anticorpi neutralizzanti il virus, abbiamo provato un'emozione unica che ha annullato in un attimo tutti gli sforzi, tutti gli ostacoli affrontati. Io ero presente nel momento di lettura della prima piastra che esprimeva questo anticorpo che volevamo esprimere. Io mi ricordo che c'è stato un momento in cui tutti si sono guardati e non sapevano se ridere, piangere, e quindi si è deciso per l'abbracciarsi tutti e basta. Quindi poi quando li abbiamo testati e funzionavano, c'erano degli anticorpi che funzionavano, è stato bellissimo, non so come descriverlo. Quando iniziamo una ricerca non sappiamo mai se riusciremo ad ottenere i risultati sperati. In questo caso ce l'abbiamo fatta. E io insomma ricordo giorni dove eravamo magari il sabato in laboratorio, non abbiamo mai detto di no a venire anche nei giorni festivi, perché sapevamo che ogni pomeriggio in più che passavamo era un pomeriggio in meno magari da attendere per avere una possibile cura. Quello che mi spinge in questo lavoro è riuscire, tramite le esperienze accumulate dal percorso di studi, ai percorsi formativi, al lavorare all'interno del laboratorio, è quello di riuscire a trovare, a sviluppare dei farmaci che possono salvare vite umane. E questo è il mio obiettivo principale. Penso sia fondamentale avere questo principio di base, ti stimola quotidianamente a dare mai il 100 ma sempre il 150%, ed è quello che facciamo nel nostro gruppo. Siamo un gruppo molto giovane e questo forse è uno dei dettagli che più ci fa piacere anche tra di noi, perché sembra qualcosa di molto scontato, però condividere l'ufficio con coetanei fa veramente la differenza. Quindi è un gruppo che ti permette anche di gestire al meglio forse lo stress, perché trovi sempre qualcuno con cui scambiare quattro chiacchiere o con cui anche confrontarti nelle difficoltà che ci sono sempre. Sono esperimenti che non arrivano, che non vengono, però c'hai sempre un compagno con cui confrontarti. Quando si parla di ricerca e di Italia si tende a sottovalutare il valore intrinseco del nostro paese, mentre invece credo che sia necessario farlo risaltare. Farlo risaltare perché le competenze ci sono, la formazione c'è, le nostre università sono eccellenti dal punto di vista della formazione. Ci sono tante situazioni che si possono migliorare, questo è vero, però il fatto che noi siamo qui in Italia a portare avanti un progetto di tale rilevanza, secondo me dimostra che le possibilità ci sono. La ricerca spesso è messa in secondo piano, invece la pandemia da coronavirus ha fatto capire a tutti quanto è essenziale per tutti noi. Si sente parlare di migrazione dei ricercatori italiani in altri paesi, però questo rappresenta un impoverimento dell'Italia, una perdita di conoscenza, anche una perdita economica dell'Italia. Per fortuna
ci sono tante realtà dove è possibile fare un'ottima ricerca scientifica, quindi all'avanguardia anche a livello mondiale. OTLS è una di queste realtà. C'è un aneddoto che racconta sempre il dottor Rappoli. Lui è stato fuori ad Harvard, Rockefeller University, è stato in giro e lui diceva: questi sono grandissimi posti che permettono a persone normali di fare cose eccezionali. Io invece voglio un posto normale dove persone eccezionali possono fare cose eccezionali. C'è una cosa sulla quale ci siamo accorti durante l'emergenza che è assolutamente necessario investire nelle persone, nella loro capacità di studiare, di ricercare, perché questo è quello che mette una società nelle condizioni di progredire, nelle condizioni di vivere meglio. Toscana Life Science è una fondazione alla quale partecipano le istituzioni e le principali università di questa regione. Ci sono moltissimi ricercatori che lì lavorano e abbiamo pensato di sostenerli, ma in un'operazione che non vuole essere filantropica, ma che vuole essere di partecipazione popolare. Ognuno potrà contribuire con l'entità che vuole, noi la raddoppieremo. In questo modo, insieme, possiamo fare forza, far conoscere che cos'è la ricerca, a che cosa serve e far sentire anche i ricercatori e la ricerca non un mondo a parte, ma un mondo che è insieme a noi a costruire con speranza un futuro di rinascita. Io sono molto contento di questa decisione della COP di fare questa raccolta fondi. Chiaramente i fondi verranno usati per assumere nuovi giovani che possono lavorare su problematiche importanti come fare una cura per il Covid. Ma il motivo per cui sono veramente contento di questa raccolta fondi è perché è un messaggio che va a tutte le persone, tantissime persone in Toscana, in Italia, le quali persone che contribuiranno si renderanno conto che stanno contribuendo a sponsorizzare la scienza. Nel campo della salute, il continuo investimento nella scienza vuol dire continuare a portare innovazione, nuove cure. In questo momento il Covid, ma normalmente parliamo di tumori, parliamo di autoimmunità, parliamo di problemi di salute degli anziani, dei bambini, dei neonati. Tutto questo può essere risolto grazie alla scienza. Se riusciamo a investire nella scienza, non solo quando abbiamo un momento di disperazione come adesso c'è la pandemia, oddio come facciamo. Se noi credessimo negli scienziati sempre e riuscissimo a rispettarli, considerarli e finanziarli anche nei momenti in cui non c'è una pandemia, probabilmente avremmo un grande beneficio sia per la nostra società e per il nostro paese.